Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo secondo appuntamento del nostro oratorio da casa. Abbiamo preparato anche quest'oggi un bellissimo pomeriggio con animazioni, giochi, una storia, dei balli, insomma passeremo una bella oretta insieme. Ma quest'oggi abbiamo un ospite speciale. Un ospite fantastico. Un ospite che tutti vorrebbero avere a casa loro. Un ospite amabile. Un ospite straordinario. Ragazzi e ragazze, è lei, la bellissima, la sublime, la fantastica signora Alpaca! Ma Noemi, dovevi portare l'alpaca? Sbrigati, la nostra mascotte! Ma pensavo parlassi di me! Ma non sei tu l'ospite misterioso! Eccola! È la nostra mascotte dell'oratorio feriale! E allora, cara alpaca, l'anno scorso ti abbiamo lasciato un po' in letargo perché sono successe delle cose, poi ti spieghiamo con calma, ma quest'anno vedrai che tornerai in mezzo a noi. Allora, adesso che la nostra mascotte è qui in mezzo a noi, siamo pronti per iniziare questo nostro pomeriggio con la nostra sigla! Sueño quando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ragazzi, allora dobbiamo iniziare i nostri giochi, ma abbiamo una novità. Non è che i giochi sono sempre gli stessi tutte le settimane. Come facciamo questa settimana a giocare? Allora, questa settimana, a differenza delle scorse volte, vi chiediamo di mandare un file audio, quindi non una foto. Com'è? Che audio dobbiamo mandare? Dobbiamo mandare un audio unico che risponderà a quello che vi chiediamo di fare. Sempre allo stesso numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione, che è il numero della segreteria. Allora, quest'oggi con la nostra alpaca vogliamo parlare di animali e quindi vi chiediamo di mandare un audio che abbia i versi di tre animali. Aspettate che vi spieghiamo bene. Quindi voi scegliete il WhatsApp della segreteria, schiacciate il microfonino e vediamo quali sono i tre versi da mandare. Allora, il primo verso è: un leone affamato. Voi dite un leone affamato. Prova tu, Noemi. Ma non è affamato, dai, rifallo di più. Un leone affamato. Benissimo, benissimo. Poi continuate lo stesso audio e dite: due, un bamboncino felice. Questo ce l'ho. È proprio felice, eh? Terzo, una mucca addormentata. Mia, mi fai venire sonno. Allora, voi mandate un unico audio con questi tre versi, ma c'è un catechista che ci ha già mandato l'audio, quindi prego la regia di farlo sentire. Il verso di un leone affamato. Roar! Mia. È stato bravo. È affamatissimo. Il verso di un barboncino felice. Beh, insomma, un po' triste, eh? Sarà la quarta volta che lo portano Sentiamo in giro. Sentiamo il terzo. Il verso di una mucca addormentata. Ci siamo.
Pure russa. Pure. Allora, adesso prendete i cellulari. Vi diamo il tempo di una canzone per mandarci l'audio. Vai! Catechisti sono sempre velocissimi e la regia ci scrive qui davanti che è già arrivato un audio di un altro catechista. Prima era Matteo, adesso sentiamo chi è questo catechista del secondo audio. Il verso di un barboncino felice. Questo è felice, eh? Sì, dai, questo è felice. Il verso di una mucca addormentata. Questo è Jacopo, l'ho riconosciuto dalla voce. Jacopo della quinta. Allora, seconda manche. In questa seconda manche, provate a far mandare l'audio anche a mamma e papà. Dai, provateci. Andate un po' a stancarvi, a dire, no, esatto. Mamma, devi fare un gioco. E loro diranno, no, ma io non c'ho voglia, mi vergogno. Ma sì, dovete dire, mamma, tanto esatto. Si sente solo la voce. Sì, non vi vediamo. Non vi vediamo, non diciamo chi siamo. Ecco, ok, ma abbiamo tre versi diversi questa volta. Sempre un unico audio, eh? Non fatene tre diversi, ma uno intero. Allora, qual è il primo audio, Noemi? Allora, il primo audio che mandiamo stavolta è un cavallo imbizzarrito. Ti voglio vedere a fare certo. Abbiamo fatto 8 ore di prova. Ieri non riuscivo a fare il cavallo, usciva una gallina gozzata. E vabbè. Vediamo. Un cavallo imbizzarrito. Oh, ti sei allenata stanotte? Sì. Chissà come era contento tuo fratello. Sì, nel letto accanto. Secondo. Un maiale pigro. Il maiale pigro che non c'ha voglia di alzarsi per la dad. No. No, questo sta dormendo. Non ci siamo. Fate meglio, Terzo. Allora, un'alpaca, posso? Certo. Un'alpaca che non vede l'ora di iniziare l'oratorio feriale. Ma che verso fa l'alpaca? Boh, è come il coccodrillo, esatto, non l'evoluzione. Si sa. Ma Noemi ha studiato stanotte. Vai. A me sembra più una marmotta. No, che giuro un'alpaca. Che è così. L'avevo controllato. Allora, mandate l'audio, provate a convincere mamma e papà a giocare anche loro, uno o l'altro, ma potete mandarne due, uno vostro, uno di mamma e papà. Diamo ancora 1 minuto e mezzo con la nostra musica. Vai! O qui facciamo calare un po' la pancia se balliamo, Mi sono iscritto.
Stop! Allora, i catechisti sono sempre velocissimi, qui c'è sotto qualcosa, Ma no. Sono sempre velocissimi. Siamo avanti noi catechisti. Allora, adesso la regia è di là con le cuffie, su tre cuffie, sta sentendo tutti l'audio, è finita la storia, sentiamo quelli dei ragazzi. Okay. Ma adesso abbiamo il contributo dei catechisti. Allora, sono curioso di vedere come hanno fatto l'alpaca. Vediamo, vai, primo audio. Verso di un cavallo imbizzarrito. Okay. Verso di un maiale pigro. Meglio di me di sicuro. Molto pigro. Sentiamo l'alpaca. Verso di un'alpaca che non vede l'ora di iniziare l'oratorio feriale. È simile al tuo, non si sono messi d'accordo. Questo lo posso testimoniare. Questo era Fadi, sì, l'ho riconosciuto, Fadi. Sempre la quinta. Vediamo l'ultimo, vai, sentiamo, anzi. Verso di un cavallo imbizzarrito. A me sembra addormentato, stanco. Addormentato. Verso di un maiale pigro. Okay. Un po' di rantolo. Verso di un'alpaca che non vede l'ora di iniziare l'oratorio feriale. Ahie, perché fa il tifo alla squadra. Ah, ok. Allora, bene ragazzi, adesso mettiamo via il cellulare, mettiamolo via, ci sediamo comodi, perché quest'oggi la storia che vi raccontiamo è una storia molto importante, perché attraverso questo teatro andiamo ad anticipare quello che vivremo nei prossimi giorni nella Settimana Santa. Prestate bene attenzione alle parole, a quello che viene fatto, agli oggetti, anche perché poi alla fine, dopo la preghiera, useremo il gioco del cruciverba, dove le definizioni che mancano saranno proprio legate alla storia che adesso andiamo a vedere. Quindi bene, ci sediamo. Buona visione, uno spettacolo molto bello per prepararci alla Pasqua. Ragazzi, mettetevi comodi, perché oggi vi voglio raccontare una storia. Non è una storia inventata, ma un fatto vero che è accaduto più di 2000 anni fa. Un fatto che tocca ancora oggi da vicino tutti quanti noi. Sicuramente riconoscerete di chi stiamo parlando, ma partiamo dal principio. La nostra storia inizia con un pane. Un pane spezzato per tutti noi. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo. Questo è tutto il mio amore per voi. Gesù non finiva mai di stupirci. Durante la cena pasquale, lui, che era il maestro, si è chinato su di noi e ci ha lavato i piedi. Era pronto a fare di tutto per renderci davvero felici.
durante i 3 anni passati insieme, Gesù ci aveva insegnato che ogni persona andava amata e rispettata, anche chi si comportava male, chi sbagliava, lo straniero, persino i nemici. Gesù ci aveva insegnato che dovevamo donarci completamente agli altri, senza risparmiarci, sacrificandoci fino alla fine, proprio come aveva fatto lui. Gesù era pronto a dare la vita per chi amava. Nonostante Gesù amasse ogni persona in modo così speciale, c'era qualcuno che aveva deciso di tradirlo, e anche per una bella somma di denaro. Giuda, dopo aver condiviso 3 anni con Gesù, dopo aver visto tanti miracoli e sentito molte parabole, aveva deciso di consegnarlo ai capi dei giudei e ai romani. Aveva preferito guadagnare 30 denari che essere amico di Gesù. Gesù aveva insegnato a donare, ma Giuda aveva scelto di prendere tutto e tenerselo solo per se stesso. Ho sentito che hanno promesso una lauta ricompensa per tutti quelli che aiuteranno ad arrestare Gesù. Quei soldi saranno miei! Arrestato, Gesù è condotto davanti al governatore Ponzio Pilato. Doveva capitare proprio a me questa grana. Cosa c'entro io con le faccende di questi ebrei? Io voglio rimanerne fuori. I sacerdoti mi hanno portato qui quel Gesù. L'ho interrogato,
ma ho capito subito che non aveva fatto proprio nulla di male. Quei sacerdoti erano invidiosi perché il popolo ascoltava la sua parola e non la loro. Io ero già pronto a liberarlo, ma poi si è radunata qua una folla immensa che ha gridato a gran voce: "Crocifiggilo! Crocifiggilo!" Io sapevo che lui era innocente, ma la folla era inferocita. Se lo avessi liberato, se la sarebbero presa con me. Avrebbero potuto assaltare il mio palazzo ed rubarmi di tutte le mie ricchezze. E poi è arrivata anche mia moglie. Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua. E ora? Che cosa posso fare? So che dovrei difendere Gesù, ma sarebbe troppo rischioso per me. No, meglio farsi da parte e non prendere una decisione. Io me ne lavo le mani. Tra di loro, queste questioni. Pilato non ha avuto il coraggio di mettersi dalla parte di Gesù perché aveva paura di perderci troppo. E così ha consegnato Gesù alla crocifissione. I soldati lo hanno ferito più volte nel corpo, con botte e frustate, ma anche nel cuore, con insulti e offese. Gli hanno caricato sulle spalle il legno della croce. Mentre passava, molti lo deridevano e lo insultavano. Ma non proprio tutti. Non tutti mi conoscono. Mi chiamo Veronica. Gesù stava percorrendo il monte verso cui sarebbe stato crocifisso. I discepoli lo avevano abbandonato e tradito, e solo un gruppo di donne aveva avuto il coraggio di seguirlo.
La strada era lunga. Gesù era così stanco che per ben 3 volte era caduto. Molti lo insultavano e lo prendevano in giro. Non potevo rimanere a guardare senza fare nulla. I soldati romani scortavano Gesù e non gli facevano avvicinare nessuno. Ma io volevo aiutarlo a tutti i costi. Così mi sono fatta coraggio. Avevo con me un telo. E quando Gesù è passato accanto a me, mi sono avvicinata a lui e gli ho pulito il volto dal sangue, dal sudore e dagli sputi della gente. Non ho fatto niente di straordinario, ma ho visto negli occhi di Gesù uno sguardo pieno di riconoscenza. Il mio piccolo gesto gli aveva fatto capire che non era solo. Solo Veronica con Maria e altre donne erano presenti sotto la croce quando Gesù ha vissuto il momento doloroso della morte. Tutti i discepoli erano scappati, tranne Giovanni. Il cielo si è fatto buio e il velo del tempio si è squarciato. Gesù ha detto: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito», ed è morto. Un gruppo di donne, insieme a Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, hanno deposto Gesù sulla croce e con un grosso telo l'hanno messo nel sepolcro. Hanno preparato i profumi per ungere il suo corpo. Tutto sembrava finito, ma la morte non era l'ultima parola. Bene,
la scena di oggi, il teatro di oggi, era già una preghiera, perché ci ha fatto rivivere in anticipo tutto quello che accadrà nei prossimi giorni durante il Triduo Sacro. Gesù ha incontrato delle persone che lo hanno aiutato, Gesù ha aiutato delle persone che lo hanno ostacolato. E allora ci lasceremo provocare da questi incontri per vivere questo nostro momento di preghiera. Ci introduciamo con il momento del canto. Osanna è, Osanna è, Osanna Cristo Signore, Osanna è, Osanna è, Osanna è, Osanna Cristo Signore. Benedetto colui che viene nel nome tuo Signore, benedetto colui che viene nel nome tuo Signor. Osanna è, Osanna è, Osanna Cristo Signor, Osanna è, Osanna è, Osanna è, Osanna Cristo Signor. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E ora ci lasciamo provocare dagli incontri, dalle persone che Gesù ha vissuto durante la sua salita verso il Calvario. Gesù ci ha donato tutto il suo corpo e tutto il suo amore. Aiutaci, o Signore, a vincere il nostro egoismo e la nostra pigrizia, per donare amore a chi incontriamo. Giuda ha tradito Gesù con un bacio. Donaci, o Padre, di essere persone sincere ed autentiche, senza mai falsità o ambiguità. Pilato sapeva che Gesù era innocente, ma non ha avuto il coraggio di difenderlo. Aiutaci, o Signore, ad essere accanto ai più deboli e agli esclusi. Aiutaci a farli sentire amati. La Veronica ha compiuto un gesto di cura e di amore verso Gesù. Ti chiediamo, Padre, che il nostro amore sia fatto non solo di parole, ma di gesti concreti. Le donne sono state accanto a Gesù nel momento della morte e sono state le prime a ricevere l'annuncio della risurrezione. Nei momenti di buio e di fatica, non farci mancare, o Padre, il dono della speranza. Ci siamo lasciati provocare da questi incontri di Gesù e soprattutto vogliamo chiedere al Padre di aiutarci a vivere con intensità ogni momento della nostra giornata, soprattutto di questa settimana santa, affinché il Signore Gesù sia il nostro fonte ed esempio d'amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Concludiamo con il canto. Ora vado sulla mia strada con l'amore tuo che mi guida. O Signore, ovunque io vada, resta accanto a me. Io ti prego, stammi vicino, ogni passo del mio cammino, ogni notte, ogni mattino, resta accanto a me. Allora, grazie agli amici che ci hanno accompagnato nella preghiera, vi faccio io un applauso perché da casa non possono. Prego. Allora, siamo pronti per il secondo gioco. Allora, il primo, io ho visto che i risultati stanno arrivando. Il secondo gioco è un cruciverba. Un cruciverba. Allora, spero che siate riusciti a stamparlo, a scaricarlo, a prenderlo a messa. Se non lo trovate sul Telegram e lo potete ancora copiare. Tanto le soluzioni non lo diamo, quindi rimane aperto ancora per un po' di tempo. Chi l'ha già fatto a un certo punto si è accorto che alcune definizioni mancavano. Esatto. Mancavano. Perché adesso ve le diciamo e sono riferite alla storia di prima. Oh, settimana scorsa siete stati bravissimi. Esatto. Tutti l'avevano presa. Noi praticamente abbiamo detto facciamo delle domande impossibili così non diamo i premi a nessuno, ce li mangiamo. Esatto. Noi o avete sbancato. Tipo il colore della mascherina, il che neanche della io mascherina sapevo. Era impossibile, era impossibile. Allora, vi facciamo vedere e sentire le definizioni che mancano. Guardate sempre lo schermo. Vai con la prima. Lotto verticale mancava e la definizione è l'ultimo discepolo rimasto sotto la croce. È un nome bello lungo, e quello lo vedete, come si chiamerà l'ultimo e unico discepolo rimasto sotto la croce? Solo uno è rimasto. Non è Simone. No. Un indizio, non è Simone. Vediamo poi le altre definizioni. Il 6 orizzontale. Quante sono le monete di ricompensa del tradimento di Gesù? Per quante monete è stato tradito Gesù? Dai, vi do un indizio. Sono meno di 5.000. Ok. Lo so, sì, aiuta molto. Utile. Meno di 5.000. Voi tanto adesso non dovete avere fretta perché poi facciamo un ballo, riuscite con calma, farlo. Con calma. Cosa dovete fare? Già ve lo anticipo. Quando finite il cruciverba, foto e inviate al solito numero di WhatsApp. La regia ringrazia per tutti questi invii. Tipo le verifiche in DAD che facciamo noi abitualmente. Esatto, ma siete bravi, però non usiamo Classroom, usiamo WhatsApp. Andiamo avanti alla prossima. 9 orizzontale. Che cosa grida la folla a Pilato? Hanno gridato, io mi sono spaventato da dietro le quinte. Mi sembrava la voce della mamma di settimana scorsa. Forse c'era anche questa voce. Che cosa grida la folla a Pilato? Si è sentito proprio prima un coro che partiva qui dalla a sala. Gran voce. L'ultima. L'11 orizzontale. Il nome del discepolo che ha tradito Gesù. Questo è facile, dai, questo è facilissimo. Non do nessun indizio. Perché si sa. Il nome del discepolo che ha tradito Gesù lo conoscono tutti. Adesso, completate il cruciverba, mandate la foto, tanto non c'è da fare velocissimo, non è una questione di tempo. E intanto noi facciamo l'ultimo nostro ballo. Vai, regia! Been looking at the sky for a little while, watch the clouds roll by, and I start to smile. And as the plane flies past, I give a friendly wave. Hello. And then I think about you, what a happy day. And I fly, fly, fly like a pilot. I'm a strong, strong, strong as a lion. I'm as high, high, high as a mountain in the sky. I, and
la musica. Allora, abbiamo già pronti, perché li vediamo qua in regia noi, alcuni audio. Ne sono arrivati tantissimi, anche settimana scorsa ci è dispiaciuto non poter far vedere tutte le foto, ma ne sono arrivate davvero talmente tante che staremo qui tutto pomeriggio. Ne abbiamo selezionate alcune. Allora, il primo è un audio di Emma e Matilda Serafini. Sentiamolo. Leone affamato. Un barboncino felice. Ok. Una mucca addormentata. Questo era in coppia, Questo era in coppia. Il secondo audio è di Francesca Cazzaniga. Un leone affamato. Arr! Un barboncino felice. Una mucca addormentata. Bravissima, bravissima Francesca. Brava. Andiamo avanti. La terza è? La terza è Gaia De Lucia. E sentiamola. Un leone affamato. Mamma mia. Brava. Un barboncino felice. Oh, questi sono bravissimi. Una mucca addormentata. Questo deve andare a Taglias Got Talent, pensaci la prossima edizione. Abbiamo un maschio adesso, un ragazzo, Matteo Gavazzi. Sentiamo Matteo. Affamato. Un barboncino felice. Molto felice. Una mucca addormentata. Allora, fanno molto bene la mucca addormentata. Sì, e la quinto audio è di Camilla. Vai Camilla. Il cavallo imbizzarrito. È la famiglia questo. Esatto. Il maiale pigro. L'alpaca. Sentiamo. Sembra più un piccione. Un piccione. Un Però gruppo. Si sentiva che l'ha fatto mentre era diretta. Bravissima, bravissima. L'Alessandra Rivituso. L'Alessandra Rivituso. Nepotismo. Un cavallo imbizzarrito. Un maiale pigro. Ecco il maiale. Un'alpaca che non vede l'ora di iniziare l'oratorio feriale. Ecco, Ale, c'è il papà da dietro la telecamera che ti saluta. Fa un gesto strano. Fa un gesto strano il papà da dietro la telecamera. Allora, il numero 7 dalla regia è Samuele Frigerio. Vai, Samu. Un cavallo imbizzarrito. Questo è proprio imbizzarrito. Un maiale pigro. Questo è bravo. Un'alpaca che non vede l'ora di iniziare l'oratorio feriale. Non era il cavallo. Ma questo è un misto, un cavallo un po'... Criniel il file 8. Un cavallo imbizzarrito. Un maiale pigro. Il maiale pigro è quello che vede. Un'alpaca che non vede l'ora di iniziare l'oratorio feriale. È un'alpaca cavallella. L'alpaca si sta sempre trasformando di più nel cavallo imbizzarrito. Sì. Allora, la nona è Gaia. Siamo quasi alla fine. Il cavallo imbizzarrito. Un maiale pigro. Molto pigro. Un maiale pigro. Rifai. L'alpaca che non vede l'ora di iniziare l'oratorio feriale. Ecco, molto acuta questa alpaca. A un certo punto non Rachele, sentito. Rachele Alberti col 10. Un cavallo imbizzarrito. Molto imbizzarrito. Sì, sì. Un maiale pigro. E un'alpaca? Un'alpaca che non vede l'ora di iniziare l'oratorio feriale. Ma a me papà gli hanno fatto le voci. Era Martina, bellissimo. Bravissimi a tutti ragazzi. Allora, ne abbiamo ancora tanti, ma non possiamo andare avanti. Io purtroppo direi così. Abbiamo ricevuto tantissimi audio belli, anche tantissime risposte esatte dal Cruciverba. È difficile stabilire chi vince.
Quindi direi di dare un piccolo premio, un piccolo segno a tutti i ragazzi che hanno partecipato. Lo rimandiamo alla domenica dopo Pasqua, al 12 aprile, e vi faremo sapere come ritirare il premio. Ma per concludere, parlavamo, Noemi, di gente che non vede l'ora di iniziare l'oratorio feriale. Io potrei essere tra loro, per esempio. Ecco, e anche secondo me tutti i ragazzi da casa, non è solo l'alpaca. E la gente mi ferma e mi dice: Madonna, faremo l'oratorio feriale, faremo il campeggio. Io rispondo: speriamo. Però ci stiamo attivando e quindi noi siamo già pronti, pimpanti, con il logo, lo slogan, la sigla e quindi in anteprima assoluta mondiale universale vi facciamo sentire l'inno e vedere il logo dell'oratorio feriale, ok? Quindi possiamo partire con la regia, vai con la musica della sigla! Che sale nel cielo blu, se guardi c'è l'arcobaleno, stringimi più forte, corri insieme a me anche tu, si scoprono tutte le carte, le mani stringono più forte, allora, i compiti farò più tardi, scendi un po' a giocare, non farmi aspettare. Urrà! Più che eccolo qui, giocheranno sulle piazze e questo in un modo o nell'altro ci saremo. Bene. Speriamo. Allora, speriamo, prima speriamo di salutarci, aspetta, dobbiamo fare una piccola cosa. Nelle scorse settimane abbiamo venduto delle uova di Pasqua e dentro queste uova di Pasqua, nelle uova, c'era un bigliettino di una lotteria, il tutto per aiutare a pagare tutte le spese del nuovo oratorio. Adesso faremo l'estrazione dei 5 biglietti vincitori di questa lotteria. Allora, bendati Noemi. Anche se onestamente bastava togliere gli occhiali perché sono una talpa. Sarebbe stato più veloce. Allora, 5 premi. Partiamo dal quinto. Poi troverete tutto sui tantam, social, YouTube. Una alla volta. Ecco, brava, così. Abbiamo qui il notaio. Allora, il primo numero è il 535. 535. È il quinto premio. Quinto, 535. Poi, quarto premio. Vediamo chi è, prendo in fondo. Gli ultimi saranno i primi. Quarto premio è il numero 676. Ma quante uova abbiamo venduto? 676. 676. Terzo premio. Il primo è un uovo pazzesco, chi lo vince si riempirà di brufoli. Terzo premio, siamo sul podio, è il numero 225. 225. 225. Secondo, il nostro premio d'argento, eccolo qui, è il numero 201. 201. 201. E il primo, l'uovo pazzesco, eccolo qui, vediamo chi mangerà un sacco di cioccolato. Il numero 228, 228, 228. Bene, allora, siamo arrivati alla fine anche di questa seconda diretta. Allora io volevo chiedere a tutti i nostri attori di uscire qua per salutarci assieme. Noi ogni volta che siamo qui, sinceramente speriamo che sia l'ultima volta che ci incontriamo in questo modo, Perché stare qui avendo davanti il teatro vuoto, le poltrone, è davvero molto difficile. Quindi speriamo che dopo Pasqua potremo ritornarci in presenza con le nostre attività. Però
Ecco, cerchiamo di vivere così come ci è dato e quindi noi cerchiamo di fare tutto il possibile per farvi compagnia e per continuare il nostro cammino assieme. Ciao a tutti dal Cineteatro Don Bosco, dagli amici del Cineteatro, dagli amici del gruppo Caos. Buona Pasqua! Ciao a tutti, buona Pasqua! Gioca con...